Sapete che è bello ricevere il vostro applauso, ve lo ricambio, guarda, ve lo faccio pure io a voi, un abbraccio a distanza. Non era una cosa da ridere questo. Allora, mi chiedono ultimamente com'è cambiata la mia vita da quando faccio Zelig, no? Da quando sono diventata famosa. Beh, intanto famosa si fa per dire. L'altro giorno sono andata a farmi la carta d'identità e mi hanno detto lavoro, ho detto attrice. Ho detto lavoro, non sogno ricorrente. E abbiamo iniziato bene la giornata. Vabbè, comunque ormai mi sono stabilita qui a Milano, vivo qui, ho imparato il milanese. Sciura, sciuretta, cadrega. So pure una frase tutta intera, aspettiti che mi devo concentrare. Allora, aves trobun se passa de cuyun terun. L'ho detta giusta, ma non so che cosa significa, ancora il significato della seconda lezione. Vi sto studiando e anche voi fate gli errori di grammatica, diversi da quelli nostri siciliani, ma li fate pure voi. Vabbè, per esempio, voi mettete l'articolo determinativo davanti ai nomi propri di persona. Avete capito quello che ho detto? La Sara, la Marta, la Sandra, la Silvia. Ecco, con i nomi siciliani non si può, perché fa subito effetto elettrodomestico. Cioè, se dici la Carmela, pare una caffettiera. Non va bene. Poi un altro errore stranissimo che fate voi, solo voi, che dite rubrica. E non è che mi guardate così come a dirmi, perché come si dice? Si dice rubrica. Ripetete insieme a me. Rubrica. Rubrica. Bravi, andate e diffondete il verbo. Rubrica, in ufficio, ditelo. Oh, perché la prima volta che l'ho sentito dire io rubrica, mi sentivo in un film di Hitchcock. Cioè, è come se uno di Ascoli Piceno da domani dicesse tappeto. Non camminare sul tappeto, minchione. Non si può, è sbagliato. Sbagliato. Poi, vabbè, per fare questo lavoro naturalmente bisogna tenersi in forma, no? Quindi faccio queste risatine, non ho capito. Comunque, faccio ginnastica, faccio sport, da un anno che prendo lezioni di tennis, dritto, rovescio, voleva benissimo, sono contenta. Il maestro ha detto che la prossima settimana mi dà pure la racchetta. Sono emozionata. Poi faccio gli squat, vabbè, le donne lo sanno, è vero, femmine lo sapete, che gli squat, quelli che servono per gli addominali e per riuscire ad andare in bagno in autogrill, no? Le mani servono per la porta. Una cosa che mi manca qua a Milano sono le improvvisate degli amici, perché da noi gli amici non è che ti telefonano prima, arrivano, ti citofonano e salgono direttamente. Da voi sarebbe impossibile, anche perché voi nei citofoni, pur di non farvi trovare, al posto dei nomi ci mettete i numeri. Io quelli del mio palazzo mi sono giocati all'8. Non vinco mai per quella stronza della signora 73. Mamma mia, ma chi mi cerca? Mettetelo, no? No, invece no, guarda, mia madre, anche se arrivano 8-10 persone all'ultimo minuto. Ma sì, è stata a cena. Certo, se vi accontentate di quelle due cose che ho fatto per noi. Pasta col broccolo in tegame, timballo di melanzana, sarda a beccafico, brociolone, carciofini a buglionetto, mandarini, cannoli, caffè ammazza caffè. Una cosa così, no? Ma la cosa bella è che gli ospiti di solito mangiano tutto, naturalmente, però quando gli dici, lo vuoi il caffè? No, il caffè no, che dopo non lo digerisco. È quello che gli resta. Invece qua a Milano tutto viene organizzato con un certo anticipo. Ieri mi è arrivato un sms di una mia amica milanese con scritto: vieni da me lunedì 15 dicembre alle 20:30. Io, ma cosa che devo fare domani? Che poi tu ci vai, arrivi, ti fanno chiacchierare, ti siedi e dopo un poco fanno: ordiniamo le pizze. Ma perché in un mese e mezzo non ce l'hai avuto il tempo di cucinare? Che ci vuole? Le pizze. Ma no, il tempo non ce l'abbiamo qua a Milano, perché siamo tutti indaffarati, no? Sempre tutti di corsa, lasciami stare che sto correndo come una pazza. Sempre tutti veloci, e si capisce la velocità e la fretta che abbiamo dall'atteggiamento che c'è nei confronti del pedone. Per il milanese il pedone non dovrebbe esistere. Ti odiano se attraversi la strada.
perché le giacci li rallenti, capito? Quindi quando devi attraversare devi essere veloce, tipo Fianamela, mamma di Larissa. Veloce. Che sa cosa? Ti mettono là, brum brum, per venire un'ansia. Ma perché? Perché? Perché vi stressate la vita inutilmente qua al nord. Dico io, ma perché vi dovete complicare la vita? Ci avete la precedenza, i fari, le frecce, lo stop. Esagerati. Da noi abbiamo una cosa che fa tutto. Il clacson. Un colpo, puoi passare. Due colpi, no scusa, la precedenza ce l'ho io. Ha anche la forma interrogativa. Tre colpi. Che minchia fai?